Allora, capita veramente raramente di fare check-up unicità dal vivo, un percorso dal vivo, perché la nostra accademia si chiama Digital Bench proprio perché lavoriamo da remoto. Però con grandissimo piacere sono qui con te e onorata di aver fatto questo piccolo pezzo di strada insieme. Quindi ti lascio la parola anche per chiederti come ti sei trovata e che tipo di emozioni hai vissuto, anche risultati concreti che hai già raggiunto per essere di ispirazione ad altre persone che ti ascoltano. Ok, intanto grazie Kate per questo lavoro che stiamo facendo, molto, molto importante per me. Io diciamo che sono veramente una creativa a 360 gradi, quindi uno dei miei lati difficili da fare, quantomeno con me, è proprio una traiettoria, no? Proprio, nonostante che per gli altri invece sono di grande aiuto come direzione. Tanti mi dicono tu sai dare la direzione, no? A proposito di questo, Ah. perdonami, quindi Sì. che ti chiedo anche chi sei, di cosa ti occupi, così magari chi ti vede e chi ti Ok, ascolta. sono Elisabetta Severini e mi occupo di comunicazione. Nello specifico sono un art director, quindi quello che faccio è creare tutta l'identità visiva per l'azienda e coordino tutto il progetto. Ok, quindi noi quando ci siamo incontrate, al di là dell'incontro anche particolare che abbiamo fatto in occasione di un incontro di Il business, business, in un congresso ad sì. Assisi, poi hai deciso di entrare, no, in Digital Venture Academy perché? Beh, allora, con molta onestà, principalmente sono stata folgorata da te, ok? Poi, dopo il primo impatto, ovviamente io ho il mio modo di leggere le persone, di sentire le persone, quindi sicuramente questo impatto che io vedevo anche con un colore, ok? E per me tu eri il colore oro e sei il colore oro, quindi questo splendore, no? Ma l'ho potuto... come dire, ho potuto dargli coerenza nel tempo in cui ci siamo comunque conosciute passo dopo passo, e questo poi sicuramente mi ha spinto, ok, a curiosare in questo tuo mondo di Digital Bench, perché capisco e anche afferro, e ogni volta che ti sento parlare o vedo anche dei tuoi progetti o altre testimonianze, così che le persone trovano la propria via con la propria passione, diventando sicuramente aprendosi a un mondo più ampio, fondamentalmente, che magari è il loro obiettivo, no? E il fatto che tu valorizzi l'unicità per me è fondamentale. Per me è fondamentale perché sono una persona che al di là del processo creativo che faccio, del lavoro, prima di tutto io penso proprio a un lavoro di integrità mio. E valorizzare l'integrità delle persone e l'unicità delle persone per me è fondamentale. Quindi tanti pezzettini si sono messi insieme per contribuire a aumentare la credibilità in te e nel tuo progetto e quindi acquisire fiducia per fare un passo che per me magari era un pochettino più difficile da fare, no? Certo. Perché ognuno di noi ha le proprie resistenze, magari, oppure come la faccio questa cosa, come non la faccio, che difficoltà posso trovare. E infatti questa mattina me stesso... Perché io sono tanto brava a comunicare nel mio e poi mi facevi delle domande e io, ok, c'è un'altra domanda? C'è un'altra? Quindi Beh, che ci portiamo a casa la mattinata di oggi? ci Anche ottimo. portiamo a casa una parte dove nel mio essere, anche preciso, anche, tutto quello che vuoi, e poi ovviamente nessuno mi conosce, ma o qualcuno mi conosce. Però questa traiettoria che tu disegni si trasforma in una visione, in una capacità di fare. Questa è come la sto interpretando io a fresco, ok?